La coppia, ha conosciuto Patrizia soprattutto, non è voluto mancare all'ultimo saluto. Noi abbiamo voluto portare il nostro saluto dal comune di Solero a Patrizia, che è stata insegnante nella nostra scuola media e ha un ricordo bellissimo dei suoi colleghi. Niente, io la mattina, mercoledì scorso, ero praticamente pronto per andare a lavoro e abito vicino a casa dove erano. Nessun problema, dicevano i vicini. Nessuno, parlando con i vicini, ci conosciamo tutti in paese, chi la conosceva un pochino di più perché per questione di vicinato o per amicizia anche di vecchia data, perché alcuni la conoscono da tanti anni, una coppia che non ha mai avuto nessun tipo di problema e non avrebbero mai pensato a un epilogo di questo tipo. Sono fatti inspiegabili, fatti. Parroco di Solero e ha conosciuto sia Patrizia che il marito Giovanni. Non è voluto mancare all'ultimo saluto di Patrizia. Sì, sì, è stata una cosa spontanea, nata la sera della veglia per Patrizia. Il sindaco Andrea Toniato mi ha detto: cosa dici? Andiamo giù a rappresentare la comunità di Solero per stare vicino a Giuliana, a Francesco, a tutti i familiari e alla comunità del Sacro Cuore, qui dalla parrocchia, anche di tutta la città di Agrigento, perché è un fatto che ha colpito e ha ferito il cuore di tutti. Che ricordo ha di Patrizia? Ho un ricordo di una persona solare, una persona che frequentava la messa tutte le domeniche insieme a Giovanni, anche attenta a voler entrare nella comunità. Partecipe, avevamo scambiato qualche battuta su alcune celebrazioni, quindi una donna espansiva e amata anche e soprattutto dai suoi studenti e dai genitori. Beh, padre? Don Mario Bianchi, parroco di Solero. Effettivamente è una pagina bruttissima per la nostra comunità, un evento che ha colpito molto i nostri concittadini, tant'è che oggi abbiamo proclamato il lutto cittadino. E siamo presenti con tutta la giunta, il presidente del consiglio e i consiglieri e vogliamo essere molto vicini alla famiglia, diciamo in questo momento molto difficile, e manifestare anche la nostra solidarietà. Alle porte del paradiso il Signore sarà stato preso da grande compassione per lei e le avrà detto: non piangere. E con queste immagini che desidero iniziare questa breve omelia. È sempre difficile in situazioni come questa trovare parole adatte che non risultino scontate o di circostanza, o parole che piuttosto che consolare magari infastidiscono. Dinanzi al mistero della morte di una innocente si sta in silenzio, si riflette e si piange.